Milano, Peter Gabriel si presentò al Festival di Sanremo come super ospite internazionale, anche con questo incidente. Parlammo dell'incidente che ebbe all'inizio degli anni 70 con uno stage diving in cui si ruppe la caviglia. Nell'83 a Sanremo si arrampicò con una fune e poi si prese una schienata terribile, povero. Va bene, allora avevamo un po' parlato di questo disco, che è comunque importantissimo nella sua carriera. Queste sono delle foto italiane che vengono realizzate proprio quando lui è ospite a Sanremo da Guido Arari, quindi uno dei massimi fotografi del rock perlomeno. E questo è Peter Emil. Cosa c'entra Peter Emil, cantante di Van der Graaf Generator, e ai cori di Shock the Monkey? Andiamo avanti, arriva, abbiamo un po' ripreso fiato, appunto vi ha raccontato Giorgio dell'incidente del WOMAD, quindi la prima edizione non esattamente redditizia a livello economico, anzi lo lascia con un buco di 250.000 sterline. Arriva questo concerto Six of the Best che appunto porta un po' di denaro in cassa, ma è tempo di andare avanti. Prima di andare avanti arriva questo disco del 1983 che Peter Gabriel Plays Live, quindi il suo primo disco dal vivo della sua carriera solista, ma soprattutto poi arriva la sua prima colonna sonora, Birdie, Le ali della libertà. Siamo appunto sempre nel 1984 e dopodiché si comincia intanto a conoscere gente nuova con cui lavorare. Arriverà soprattutto una figura che sarà cruciale in quella che è la realizzazione del quinto disco, il suo più grande successo commerciale, che è Daniel Lanois, che aveva lavorato anche con U2 e lavorerà con Lou Reed e con tantissimi altri artisti. Che cosa rappresenta questo disco? Intanto questa è una still di un altro video che è Big Time. L'album è So, 1986, il quinto album solista di Peter Gabriel. Che cos'ha? Praticamente è un disco che da una parte è sperimentazione, come lo era stato il terzo, come lo era stato il quarto, però diventa tutto più fruibile, più piacevole alle masse. Quindi ci sono dei brani, ci saranno tantissimi singoli che verranno estratti da questo disco. Un disco che nella sua versione vinilica, eccola qua, ha 8 canzoni. Ne avrà 9 nella versione CD e nella versione cassetta, che la canzone che qui non compare è This is the Picture, ma che è un duetto con Laurie Anderson. Ci sono altri musicisti che partecipano alla registrazione di questo disco importantissimo. Pensate, vende 5 milioni di copie solo negli Stati Uniti. E tra l'altro negli Stati Uniti nel frattempo ormai la Atlantic Records, dopo il secondo album, gli dà il bel servito. Cosa fa? Lui si creerà una partnership con la neonata Geffen Records nel 1980, l'etichetta di David Geffen. David Geffen era stato lo scopritore degli Eagles, tanto per dirne una, dell'Asylum Records. Metterà sotto contratto un sacco di artisti, John Lennon, l'ultimo disco di John Lennon della Geffen Records, Donna Summer, tanti artisti che comunque avevano avuto un grande successo nei decenni precedenti, che comunque negli anni 80 continuano la loro carriera. Pensiamo agli Aerosmith, ma lancerà anche i Guns N' Roses, i Nirvana, sono tutti del roster di David Geffen. Qui c'è Manu Katché, quindi sempre artisti e musicisti che parteciperanno alla realizzazione di So. Laurie Anderson, come dicevo, questa è una still dal video di This is the Picture, Excellent Birds. C'è Stewart Copeland dei Police, che suona per esempio in Red Rain, che è una delle canzoni che fa parte di questo disco. Anche qui vi raccontava Giorgio del fatto che Peter Gabriel volesse un suono molto essenziale della band. Non gli piacevano i cimbali, non gli piacevano queste cose, per cui anche con Phil Collins c'era questa idea di fare una batteria molto minimale. In questo caso cede, perché Stewart Copeland usa cimbali a manetta, e quindi sentiamo già di qualcosa di molto più commerciale, ma anche in senso buono, all'interno di questo disco. Torna Kate Bush per un'altra canzone che si intitola Don't Give Up, che esce come singolo nel 1986. Ha una storia particolare per chi la conosce, perché non era lei inizialmente a dover cantare Don't Give Up con Peter Gabriel. Peter Gabriel la propone a un'altra cantante e cantautrice americana di successo, che però l'ascolta e non la trova nelle sue corde, quindi declina l'invito. Si tratta di Dolly Parton. Quindi lei appunto rifiuta l'offerta di Peter Gabriel e quasi come ripiego arriva Kate Bush, che però rende questo brano memorabile, un po' per il video diretto da Godley Creme, che erano due ex musicisti di 10cc, avevano lavorato già con dei videoclip pioneristici per i Duran Duran all'inizio degli anni 80, ma soprattutto per il tema, perché alla fine di cosa parlo? Don't give up, non arrenderti, è la moglie che, al marito che ha appena perso il lavoro, sono gli anni di Margaret Thatcher in cui appunto c'è questa preoccupazione per i licenziamenti, per cui
un tema sociale che però viene vestito da una storia sentimentale, soprattutto da è una donna che dà forza all'uomo, quindi anche un ribaltamento dei ruoli classici del rock. E oltre al Fairlight CMI, che anche qui viene usato molto, c'è anche quest'altro strumento che è l'Emulator 2, che è quello che praticamente fabbrica questi suoni, quello di questo shakuhachi, che è un flauto molto particolare, che è proprio il suono che voi ascolterete nel brano successivo, che è Sledgehammer, un'altra hit fantastica del 1986 dall'album So. Ovviamente quindi il suono è sintetizzato all'interno di questo emulator, lo sentiremo in molti altri dischi negli anni successivi, come anche... 86? Lo sentiremo poi nei dischi degli Enigma, di Michael Cretu, in tantissimi altri dischi questo suono. Chi c'è di particolare all'interno di questa canzone? Intanto è una canzone soul, funky, come mai era stato fino a quel momento. Avevamo già parlato la scorsa volta, nella serata dedicata al repertorio Genesis, che comunque Peter Gabriel, oltre ad ascoltare molto i Beatles, vi raccontava appunto che con la mancia della zia, che finalmente dice, ma adesso fai una prima lezione di canto, lui va in un primo negozio di dischi che trova e compra Please Please Me dei Beatles, ma lui era anche molto attratto dal soul, gli piaceva molto Otis Redding. E in questa canzone c'è Wendy Jackson, eccolo qua, che era proprio uno dei musicisti originali della band di Memphis di Otis Redding. E poi ai cori c'è questa ragazza, questa signora, che è P.P. Arnold. P.P. Arnold, vi ricorderete Ike e Tina Turner, era una delle tre Ikeettes, delle coriste di Ike. Ha cantato delle canzoni che sono diventate famose anche in Italia. Sapete, no, che negli anni 60 soprattutto, in Italia molte canzoni venivano tradotte in italiano e proposte dai cantanti nostri. Per cui due canzoni, Angel of the Morning, che diventa Gli occhi verdi dell'amore, e The Time Has Come, che diventa Se perdo te, nella versione di Patti Pravo. Gli originali sono di P.V. Arnold. P.V. Arnold poi canta anche The First Cut is the Deepest di Cat Stevens, che poi viene ripresa anche da Rod Stewart. Quindi una voce soul che ha comunque una grande attenzione per quello che è il cantautorato e per il rock. E quindi non poteva essere che un matrimonio felice quello appunto di questi artisti con Peter Gabriel all'interno di questo singolo, che è un video tra l'altro... Anche questo è molto innovativo e che fu anche molto costoso all'epoca in Animotion. Vedete queste animazioni in 3D e siamo appunto nel 1986. Quindi c'è questo suono di flauto sintetizzato che entra e poi sentirete un brano estremamente trascinante, ma ve lo ricorderete sicuramente tutti.